cose da fare, anche perché ho la sensazione che molte volte quello che sta avvenendo è un restringimento degli spazi di democrazia, sotto ogni punto di vista, nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scelte più generali sul terreno anche delle politiche economiche, e allo stesso tempo quando la guerra continua a essere lo strumento anche per regolare aspetti economici in giro per il mondo, trovo che sia un qualcosa che non aiuta all'estensione della democrazia. E quindi discutere, ragionare, confrontarsi anche tra punti di vista diversi credo che sia un fatto importante, almeno per provare a capirci e per vedere cosa concretamente può essere fatto. Le cose che ha detto nella relazione Pedini sono tante, io vorrei concentrarmi su alcune. Un primo ragionamento generale che mi sembra utile è capire anche che tipo di situazioni, di crisi noi abbiamo di fronte. Perché io ho la sensazione, la dico così, che noi siamo di fronte a dei passaggi che come hanno un carattere, possono avere un carattere epocale. Non è che siamo di fronte a una crisi normale, e anche quello che sta avvenendo sia sul piano delle relazioni sindacali, gli accordi separati, le cose della FIAT, se penso alle cose che stanno succedendo in questi giorni in Parlamento, nel Paese, secondo me non siamo di fronte a una normale crisi o dei brutti accordi, siamo di fronte a qualcosa di più profondo. Quindi è molto importante almeno provare a capire se c'è un'analisi comune di quello che sta succedendo. Poi ci possono essere idee diverse sulle risposte da dare, però è importante cercare di capire se almeno l'analisi è un'analisi comune di quello che sta avvenendo. Poi, tra virgolette, se c'è l'analisi comune si può essere o più moderati o più radicali, però si va in una certa direzione tutti. Se l'analisi è diversa, naturalmente, allora bisogna provare anche a capire. Allora io faccio questo ragionamento. Le ragioni di questa crisi, secondo me, nascono dal fatto, la dico secca così è più semplice senza girarci attorno, che in questi anni l'idea che il mercato poteva fare tutto e che quindi liberare questa prospettiva permetteva di risolvere tanti problemi, adesso la dico seccamente ma per cercare di farmi capire, è quella che in questi anni ha prevalso. Sotto gli occhi però secondo me ci sono delle cose che vanno in una certa direzione. Primo, siamo di fronte a una redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora che non ha precedenti. Questo vale in Italia, questo vale in giro per l'Europa, per il mondo. E quando si cancella, allora non lo dico solo perché naturalmente penso che quando arrivi al punto che uno lavorando è povero e non è in grado di vivere lavorando, è secondo me c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa nel sistema che va affrontato, di fondo. E questo secondo me invece è una delle cose che in questo periodo è avvenuto, e allo stesso tempo questo è avvenuto perché c'è stata anche un'estensione della precarietà che non ha precedenti, e da questo punto di vista io credo è mancata e manca in Italia più ancora che da altre parti anche una politica, diciamo così, pubblica di indirizzo anche industriale sul terreno dell'economia. Perché è vero, adesso si dice c'è la globalizzazione, indubbiamente è vero che se tu metti in competizione 2 miliardi di persone, cinesi e gli indiani, con 500.000 europei, è indubbio che sei di fronte a un elemento di novità che non ha precedenti. E se la competizione la giochi rispetto a i diritti, i salari, cose di questo genere, è evidente che sei di fronte a un problema nuovo con cui fare i conti. Quindi io non sto teorizzando, lo dico dall'inizio, che è sufficiente difendere ciò che abbiamo perché risolviamo i problemi. No, penso che ognuno, in questo caso anche il lavoro e il sindacato, debba porsi un problema di innovazione. Vi dirò anche alcune cose. Però il problema che a me non convince, uso la Fiat ma potrebbe essere anche di altre cose, è che l'unico modo per affrontare questa situazione nuova è quella che bisogna lasciar fare ancora di più alle imprese e da un certo punto di vista addirittura cancellare i diritti, cancellare i contratti, cancellare la contrattazione. Io qui trovo che c'è un punto su cui non sono proprio d'accordo
e cioè che o la contrattazione, cioè la mediazione tra interessi diversi che continuano a esistere, tra lavoro e impresa, ma li risolvi attraverso la contrattazione, la mediazione, il riconoscimento che esistono due soggetti e quindi ci sono dei vincoli sociali che servono. E da un certo punto di vista il problema non è togliere i diritti dove non ci sono, eventualmente alzarli dove non ci sono adesso. Non è che io debbo ridurre i diritti in Italia e in Europa perché così posso fare la concorrenza. Il problema eventualmente è aumentarli da dove questi diritti non ci sono. E quando dico che c'è un elemento di democrazia debole, lo faccio in questo senso. Uno degli elementi di crisi, oltre alle cose che ho detto, è anche il tipo di produzione. Io vi faccio l'esempio del Giappone, che a me colpisce, ma per fare un ragionamento. Se il più grande paese, uno dei più grandi paesi industrializzati al mondo, ha subito quello che purtroppo ha subito, è emerso però un problema che riguarda l'energia nucleare, no? La cosa che a me fa riflettere è che noi siamo di fronte a un punto che non era mai avvenuto prima, che tu non puoi estendere il modello di sviluppo che hanno quelli, compreso noi, più avanzati negli altri paesi con le stesse caratteristiche. Perché semplicemente il mondo non regge. E anche il ragionamento, se lo fai sull'energia, tu sei di fronte al fatto che il modello di sviluppo che i paesi più industrializzati hanno affrontato ha bisogno di una quantità di energia tale che alla lunga rischia di mettere lo stesso mondo di fronte al fatto che non esiste, perché uno ci può girare come gli pare, può essere d'accordo o contrario al nucleare, ma che sei di fronte al fatto che questa non è tecnologia sicura e che il problema delle scorie tu non l'hai risolto e che per il futuro, se per reggere questo sistema tu devi affrontare questa cosa, metti a rischio il futuro delle persone. Poi si può fare la battuta che faceva Woody Allen, ma questi posteri cosa ci hanno dato a noi? Nulla, no? Per cui non si pone neanche questo problema, però al di là delle battute, io credo che questo punto pone un problema che riguarda il modello di sviluppo e la necessità di aprire una discussione su che cos'è oggi il prodotto, a cosa serve produrre, cosa si deve produrre. E lo dico perché da un certo punto di vista, secondo me, da questa crisi non esci semplicemente ponendo il problema che aumenti i consumi privati, non è così, e hai un problema anche sulle cose classiche. Se prendi l'auto, il camion, i trattori, tutto ciò che sposta persone o prodotti, tu sei di fronte al fatto che forse in quel settore lì il prodotto non è più l'auto, il camion, il trattore, ma deve diventare la mobilità, come si spostano le persone, quindi anche come costruisci le città, come usi, orienti anche i consumi. La stessa cosa se riguardo i prodotti, elettrodomestici, qualsiasi cosa che ti pare, hai il problema di pensare a come li produci, ma che nel momento che li progetti siano totalmente riciclabili, non solo che consumino meno. E allo stesso tempo sei di fronte al fatto che forse anche una serie di servizi, di diritti, cioè quando uno dice sono contro la privatizzazione dell'acqua, faccio un esempio perché lo vedevo entrando, non è solo una questione politica. È anche una questione del rapporto che tu devi avere con le risorse, il fatto che forse anche spazi di occupazione li puoi affrontare non con il consumismo classico, ma attraverso anche servizi nuovi che tu devi dare alle persone, al fatto che si vive di più, al fatto che ci sono anche altri elementi di questa natura. Questi ragionamenti che io provo a schematizzare, e secondo me noi siamo di fronte a una crisi che ci pone di fronte a questo tipo di problemi non più eludibili, pongono anche la necessità di una discussione, di un intervento pubblico. Perché dico che c'è un problema democratico? Lo dico brutalmente. Scusate, ma chi è che decide quali nuovi prodotti si fanno? Chi è che decide che è meglio investire in Serbia piuttosto che in Italia? Gli stati, la politica hanno un ruolo su queste cose? O non siamo di fronte al fatto che in questi anni si è determinato un concentramento del potere privato che non ha precedenti? Perché scelte di questa natura le fanno alcune grandi multinazionali che ormai hanno una forza tale che supera, non dico il sindacato, ma supera gli stati, supera la politica. Anzi, la politica molto spesso è semplicemente al servizio di scelte che non rispondono a un interesse generale. E da un certo punto di vista la stessa impresa rischia di perdere il ruolo anche di responsabilità sociale che deve avere, non solo e soprattutto del fatto che se è un'impresa industriale non è che semplicemente deve rispondere al fatto se ogni 3 mesi guadagni sono quotato in borsa, ma riguarda anche progetti industriali di altra natura.
Io faccio un ragionamento di questo genere perché se ragiono rispetto alle novità che devo affrontare, i progetti che sono aperti, secondo me questo è un tema nuovo che abbiamo di fronte. Per questo io penso che c'è la necessità di tornare a un intervento anche pubblico che orienti il livello di sviluppo e la qualità delle produzioni. Perché se io faccio questo tipo di ragionamento è indubbio che ho bisogno allora di investire molto di più nella ricerca, nell'innovazione, nell'università, ho bisogno di qualificare il lavoro, ho bisogno di sviluppare in una certa direzione, e se non c'è anche un intervento pubblico che orienta queste cose qui, non è che le singole imprese da solo sono in grado di farlo, rispondono ad altre logiche, ad altri interessi, e io credo che questo sia un punto che oggi abbiamo di fronte. E il fatto invece che in questi anni è andato avanti un modello di altra natura è che oggi, di fronte alla crisi che si è determinata, si pensa addirittura di utilizzarlo per, uscendo da questa crisi senza modificare le ragioni e le distorsioni che l'hanno determinata, secondo me è uno dei problemi che la politica, il sindacato e le forze sociali hanno di fronte. In questo senso trovo che anche, tra virgolette, lo scontro che si è aperto rispetto alla Fiat ha assunto anche una dimensione più generale. E qui faccio, si parlava anche di CNH per fare degli esempi o di altre cose, guardate che qui noi siamo di fronte a un punto, che non solo lì siamo in presenza di un brutto accordo, perché di accordi belli o brutti se ne sono sempre fatti, dipende dai momenti, dai rapporti di forza, se c'è la crisi, non è questo il punto. Io trovo che lì siamo di fronte a qualcosa che cambia il sistema di relazioni anche del nostro paese. Se c'è una caratteristica del nostro paese che il sindacato e le relazioni sindacali non hanno mai avuto un carattere corporativo e aziendale, c'è sempre stato un sistema, non a caso hai fatto i contratti nazionali, cioè hai sempre avuto una dimensione solidale e confederale. La dico in altri termini: il contratto nazionale serve perché un lavoratore ha dei diritti, non perché lavora alla Fiat, ma perché lavora nel settore metalmeccanico, così come ha dei diritti perché è un lavoratore tessile, non perché lavora in quell'azienda lì. Se tu questo elemento lo cancelli, e la natura del sindacato diventa anche quello che semplicemente non solo deve sostenere ciò che fa l'azienda, ma lo deve anche condividere, e eventuali diritti ce li ha solo se la sua azienda va bene, e addirittura l'idea che viene lanciata è che per far funzionare bene la tua azienda devi essere in concorrenza anche non solo con l'altra azienda ma anche con i lavoratori dell'altra azienda, e a quel punto lì non hai più i contratti nazionali ma ognuno può fare quello che vuole, e a quel punto lì la competizione la giochi anche sul fatto che puoi fare più ore, meno ore, più precarietà. Secondo me sei di fronte al fatto che c'è un imbarbarimento sociale, e non è vero che un modello sociale di questa natura favorisce di più l'impresa o ha un interesse generale. Può darsi che in quel momento lì l'impresa ha il potere, fatemela dire così, di gestire il lavoro come vuole e gli può essere più facile, ma non è che alla lunga è in grado di poter affrontare il tema. Ma quello che sta venendo fuori dal modello proposto da Marchionne, non a caso dice che lui esce da Confindustria e non applica i contratti nazionali di lavoro per applicare quel modello lì, noi siamo di fronte, secondo me, a una cosa che rischia di far saltare, lo dico brutalmente, perché siccome in Italia l'80% delle persone lavorano in imprese che hanno meno di 50 o di 100 dipendenti, e quindi di piccole e medie imprese, consentitemi la franchezza, ma scusate, se alla Fiat è permesso tranquillamente, anzi col consenso di tutti, o quasi tutti, che può tranquillamente non applicare il contratto, può decidere lei quali sono i sindacati che gli piacciono di più, addirittura se non firmi i suoi accordi non hai neanche più diritti, e a quel punto lì può andare su una strada di contrattazione individuale. Pensate che l'80% degli altri imprenditori sono coglioni e non dovrebbero fare la stessa cosa? Lo dico brutalmente, ma sempre per quale ragione, scusate.